A questa nuova puntata della stanza del Sindaco, lo vedete anche dalla nostra grafica. A farci compagnia nella prossima mezz'ora. È sì, un sindaco, ma è anche il presidente dell'Anci Mark al quale do il benvenuto Maurizio Mangialardi. Salve, benvenuti a tutti e grazie. Presidente Anci Mark dal 2013. C'è stata un'assemblea pre-congressuale. Sì. Che ha visto ad Ancona che ha visto la partecipazione del presidente. Di, di Anci, che è l'onorevole Enzo Bianchio, sì. e è stata l'occasione per ehm, evidenziare alcuni temi, ma anche per eleggere i rappresentanti delle marche che poi andranno all'Assemblea nazionale che si terrà ad Arezzo. Allora, facciamo il punto della situazione proprio su questo momento perché è così importante. Beh, intanto un bel clima, il clima tipico di Anci dove tutti portano il proprio contributo dimenticandosi immediatamente le casacche di appartenenza. E, è stata un'assemblea molto tranquilla, ovviamente con i temi che mi sono permesso in relazione di eh, evidenziare. E prima di tutto, ovviamente, almeno per me il tema principale per i comuni marchigiani è il terremoto. E 87 tutti. No? quelli che sono stati colpiti sì, nel 2016, ma andiamo oltre. Eh, io, io dico che il terremoto ha colpito tutta la regione davvero e non è stato un tema che uh, ha interessato solo uh, i comuni del Cratere o quelli del, del Perimetro immediatamente a Ridosso. È un problema di tutti e soprattutto tutti la devono vivere in questo modo perché solo così eh, possiamo far ripartire la ricostruzione, se insieme anche chi non è stato colpito eh, può sostenere questa azione. Lei ha detto sul sisma si è perso un anno e mezzo, chi lo ha perso e perché e soprattutto che fase deve iniziare adesso? Ma io dico che come al solito la fase dell'emergenza è stata gestita in maniera ineccepibile, uh -huh. eh, come le risorse tante che, si sono state, che sono state allocate sia per la ricostruzione privata che per quella pubblica. E dopodiché eh, forse c'è stato un, uh, troppi proclami, troppe, troppe uh, vorremmo fare e abbiamo fatto veramente poco individuando anche come dire senza, senza come responsabilità ma come incapacità di gestire mm. certi percorsi. Quanto ha inciso questo continuo cambio di governi, di commissari, ehm, il fatto che la burocrazia pesi come un macigno, eh, la questione dei sindaci che anche con qualche scatto in avanti hanno provato a dire date a noi più poteri. Ma intanto io dico che eh, la governance in, in elemento complessivo è stata sbagliata. E forse dobbiamo, dobbiamo recuperarla, sì, perché non è stato gestito come elemento eccezionale. E quindi... Eh, la famosa straordinarietà eh, eh, che beh, avrebbe visto una esatto, legge, per esatto, esempio, Esatto, Quella che abbiamo proposto adesso come ANCI, do, con tre cardini, eh, una, una governance adeguata, e uh, una legge che ricomprenda tutti i provvedimenti mm. e poi uh, elementi di semplificazione vera. Eh, se non facciamo queste tre cose domani, anzi ieri, mm. eh, la ricostruzione non la riusciremo a vederla, non ho fatto una battuta, cioè, rischiamo veramente 50 anni di impasse. Mi è piaciuto tanto perché a un certo momento, eh, diceva nei, nei cambi di governo, no? chi era da una parte diceva che ah, bisognerebbe mm. fare, poi chi quando c'è stato non è successo assolutamente nulla. Ma non per, perché è complicata la partita in Italia, le partite sono molto complicate, mm. non basta puntare l'indice e eh, facevamo tutti i giorni eh, vedere le casette terremoti, è bastata cancellarla dall'agenda di tutti. i i media per dire che il problema era stato risolto, i nostri concittadini, le nostre imprese, le nostre scuole sono lì col problema. Tra l'altro abbiamo visto per esempio anche le difficoltà che vive un paese come L'Aquila, no? dove certo. di anni ne sono passati tanti e la ricostruzione sostanzialmente in quella città non c'è stata. E allora è davvero preoccupante pensare che possa accadere anche nelle marche dove tra l'altro il terremoto è stato anche diverso, molto diverso, perché qui parliamo di, eh, di una zona molto più ampia e di questo rischio di spopolamento sindaco che vede andar via la gente da quei luoghi. Ma certo già le aree interne eh, diciamo sono in difficoltà ante terremoto, no? mm. eh, Poi noi ci mettiamo un sisma di questa portata che segna eh, tutto il cuore dell'Italia centrale. È ovvio che se non siamo bravi a ricostruire velocemente, ma non solo fisicamente, i luoghi, ma anche il connettivo, lasciare tenere le persone lì, dare occasioni, portare a altre possibilità, eh, rischiamo che una volta finita la ricostruzione eh, potremmo avere tante belle aree ben realizzate, ma con nessuno dentro. Quindi, questo è il grande tema e la grande sfida che dobbiamo mettere in campo. E oggi purtroppo nella ricostruzione pubblica paghiamo eh, per esempio norme che non, eh, non sono adeguate, eh, non è una battuta. Un comune normale, non colpito dal sisma, quindi per eh, un'opera pubblica deve fare 15 passaggi, che sono già un, già un numero incredibile. Le aree terremotate ne devono fare 22. Eh, questa non è semplificazione. Io ho chiesto in maniera esplicita: eh, il Presidente Bianco ne farà tema durante l'Assemblea la, nazionale, dove, parte, dove parteciperà eh, ovviamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Di applicare norme che eh, assomiglino a quelle che sono state fatte per Genova, cioè quando vogliono le cose si possono fare, alla, qualche volta anche eh, al limite no, della. Uh, della trasparenza, del, dell'anticorruzione, eh, di, di, di tutti quei passaggi che per me reputo indispensabili, ma bisogna reinterpretarli. Genova eh, si è affidato l'incarico di progettazione in 20 giorni, si è affidato eh, a un'impresa la ricostruzione in altri 20, 40 giorni, eh, ecco, bisognerebbe dirlo anche per i nostri, che forse quella modalità dovrebbe essere quella che consente di realizzare almeno le opere pubbliche. A volte si ha l'impressione che le marche contino poco, questo non le farà piacere come, eh, come valutazione, però sembra che ecco, numericamente, politicamente, a livello rappresentativo contiamo un po' poco. Beh, nel caso del terremoto, ahimè, non riguarda purtroppo solo le Marche, mm. riguarda l'Abruzzo, riguarda il Lazio perché ha matrice lì mm. e riguarda l'Umbria e quindi alla fine mm. siamo tutti insieme. E ritengo che adesso al di là del nostro uh, peso specifico, mm. dentro Nanci per esempio, non siamo stati mai così. Rappresentati eh, con il coordinatore nazionale, il vicepresidente, il presidente dell'IFEL, eh, abbiamo ruoli eh, di, di, di peso. Eh, e allora bisogna... Bisogna, bisogna non mollare mai non mollare. Su, su, su questo fronte e ricordarlo in oc ogni occasione. Eh, guardate, io lo, lo faccio sempre, eh, anche se non sono come dire. Un comune terremotato, ma la sento talmente tanto regionale questa, questa situazione che non perdo mai occasione anche quando eh, non c'è il tema puntuale. È l'emergenza, è il primo punto. Um... Tra gli altri temi ha affrontato quello delle funzioni associate dei comuni sì. e dei tagli. Funzioni associate considerando anche che c'è stata una nuova tornata elettorale, quindi ognuno porta anche del suo, no? nel bene e nel male. C'è certo, certo. chi è convinto, sostenitore e quindi magari va in quella direzione, chi invece la vede come una penalizzazione. Qual è il quadro in questo contesto? No, ma io penso che i comuni siano tutti convinti anche per esigenze quotidiane. Economiche, eh, ma anche quelli di... Gestione normale: eh, che ci siano da de, 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 de assumere decisioni importanti su come stiamo insieme mm. e eh, su come stiamo, però decidiamo noi, non decidono dall'alto perché questa cosa non può funzionare. Quindi... Uh, sia nel regionalismo differenziato, mm. uh, sia in una riforma delle autonomie mm. uh, senza comuni, anzi dico di più, senza ANCI non si può fare nulla, perché sennò uh, commettono errori clamorosi come la riforma del titolo V avvenuta uh, ormai uh, qualche decennio sì. fa che ha prodotto uh, risultati delle solture... sì, uh, più conflitti che soluzioni. E quindi Ruolo dei comuni? E ruolo: che bisogna che eh, finalmente si debba scrivere una norma dove eh, si metta le condizioni di decidere se sono. Le funzioni associate fa, realizzate attraverso le unioni, attraverso unioni e fusioni, attraverso le fusioni oppure attraverso contratti di servizio. Bisogna capirlo e non cambiare idea e non, non imporre sicuramente niente ai comuni, pensando sempre però ai servizi che vanno prestati ai cittadini e alle imprese. Sul SWAP a livello regionale abbiamo fatto un'operazione molto importante, molto, perché eh, l'obiettivo è eh, di un imprenditore o di un professionista che si presenta allo sportello. Che È la stazione unica, lo traduco, no? perché per voi è facile dire... Sì, SUAP, allora, è, ma, ma... è la stazione unica. Per i servizi all'impresa. Ecco. E funziona molto molto bene perché stiamo pensando di farne una modalità con, attraverso uh, Union Camere mm. uh, e il servizio che loro prestano, uh, cercare di mettere nelle condizioni che chi si presenta a Ascoli, a Pesaro uh, o a Macerata o, o, o a Urbino e con tutti i comuni possano trovare le stesse modalità, i stessi documenti, le stesse richieste e avere anche le stesse risposte in funzione delle realtà locali. Quindi anche qui rapidità, certo, eh, certo. facilità e, e uguaglianza, uguaglianza anche. Uguaglianza che, 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 che ci mette nelle condizioni che un professionista che eh, deve eh, realizzare un progetto in una realtà territoriale eh, lo può fare senza nessun tipo di problema perché sa che l'interfaccia che trova è identica, identica dappertutto. Sui tagli il suo intervento cosa Ma, stava? Tagli. Ad evidenziare. Che noi non possiamo dare più nulla. Ecco. I comuni non danno e non sono disponibili a cedere un millimetro e non possono essere le sentenze a decidere come dire, le, la giusta sorte delle posizioni del comune, questo è, questo è chiaro. No? l'applicazione degli avanzi e la possibilità di, di farlo, che sono quote importanti per costruire edifici pubblici, per asfaltare le strade, per sistemare i giardini, per fare le manutenzioni straordinarie delle quali tutti abbiamo bisogno. Non può essere una, una sentenza del Consiglio di Stato che decide che avevamo ragione noi e che quindi quella quota lo Stato non se la può trattenere a sé. Ecco, Ma anzi concludo. i comuni la possono spendere. Adesso la, finalmente la possiamo ecco, spendere. Anche quella come... o, siamo usciti dal patto suspidà. di stabilità, ci sono, ci sono comunque dei margini oggi, però quei margini che abbiamo conquistato a fatica e che danno risposte al ben governare delle, delle città non possono essere messe in discussione, questo è certo. Anche sul personale, questo riguarda anche il personale? Sì, anche sul personale, anche, oggi sul personale ancora di più quota 100 mm -hmm. ha inciso molto dentro le nostre strutture che già erano in apnea eh, ci, de ci devono metterne condizioni de di, poterle, di poterlo ricompensare eh, con le assunzioni, anche di riguarda... giovani che non, non farebbe ah, certo. assolutamente male. Anche questo riguarda quei territori colpiti dal sisma esatto. che hanno moltissimo da fare magari hanno poco personale cioè ci sono È lì, troppe... quando ho detto abbiamo perso, eh. abbiamo perso un anno e mezzo abbiamo formato, abbiamo formato le, le persone mm. che non sono tra l'altro numericamente nemmeno ancora importanti per risolvere quel problema poi non provvedono a stabilizzare non le abbiamo assunte, no, non le, la, le paghiamo non le paghiamo, sa, guarda, non sappiamo e poi intanto ovviamente I certo. questi trovano altre soluzioni e van via e le abbiamo intanto formate e poi dobbiamo ricominciare da capo eh, c'è qualche cortocircuito esatto. nella politica eh, mi ha colpito anche un'altra sua affermazione parlando di sostenibilità che è il grande tema certo. eh, non di oggi ma che eh, sta venendo eh, fuori che sta coinvolgendo i giovani che insomma ci sembravano addormentati su tante cose eh, e beh. invece su questo eh, a livello mondiale c'è un po' un risveglio perché i veri Greta sono nei comuni? Ma io lo, lo, lo dico convintamente perché poi magari andiamo a vedere i temi eh, molti comuni, tanti comuni, dico anche tutti i comuni hanno dato esempio di progetti di sostenibilità anche in mora di leggi nazionali. Guardate, faccio un esempio mm. su tutti. Qui nella zona di Macerata è stato chiuso un inceneritore quando ancora la norma permetteva di eh, riattivarlo o, o, o in, investirci. Eh, non solo. Eh, siamo la regione che ha, ormai ha sfidato la raccolta differenziata sì. grazie ai comuni. Penso a quello che viene fatto per eh, l'ottimizzazione energetica, eh, e si vede che andiamo in giro nei comuni e troviamo LED dappertutto le illuminazioni, le, ecco, quella, ma tutte senza imposizione. Cioè non c'è una legge nazionale che ti dice: devi fare. Quindi vuol dire che il fare bene quelle, le scelte che facciamo nelle pedonalizzazioni eh, dei nostri centri storici, che, che magari fanno arrabbiare i cittadini, ma che significano anche il eh, eh respirare... mo, modello Greta anticipato, eh. no? La, le, le, i progetti di riforestazione urbana, eh, mica c'è una norma nazionale che te lo impone, però molti comuni hanno avviato questi processi, e vuol dire che. Eh, Guardo cosa abbiamo fatto quest'estate eh, per eh, Plastic Free. Uh -huh. L'abbiamo fatto di nostra sponte, tanti comuni si sono attivati e hanno deciso di aprire un fronte e poi arriva la legge regionale e poi forse uh -huh. arriva anche quella nazionale. È per quello che sono assolutamente convinto che eh, a fronte del protocollo di Kyoto, COP21 eh, funziona molto meglio e anche Greta. Funziona molto meglio que quello che tanti comuni in maniera coraggiosa mettono in campo. E magari qualche volta nemmeno capiti perché quando certo, si sono. Certo, perché o anticipano eh, troppo, troppo eh, o chiedono ai cittadini no? uno eh, sforzo, certo, un sport. cambio di, di abitudini. Che poi, come sempre, no? siamo tutti bravi. A magari ad appassionarci a certe lotte, a certe vicende, poi sotto casa vorremmo eh, fare altre cose. Ma eh, guardate sulla tariffa dei rifiuti. Sì. Cioè la raccolta differenziata, che è un grande tema, una grande sfida mondiale, e la prima cosa che ti chiedono è quanto risparmio. Io dico quanto abbiamo risparmiato d'ambiente, quanto abbiamo risparmiato di nostro futuro, quanto abbiamo dato al, ai nostri figli. E i nostri nipoti con quel tema Termini anche qualità e è... della vita esatto. tra l'altro lei da presidente Anci sarà anche soddisfatto di tutti questi comuni che, per esempio, ricevono questo premio, dei comuni cicloni, sì. no? c'è cioè anche Senegallia: sì, no, <ride> però non... percentuali molto alte. E, e in alcuni posti si, si sta andando anche oltre. No? Prima introduzione del chip, poi il porta a porta, certo. poi altre. Ancora altre idee che vedono protagonisti i certo. sindaci che ci mettono la faccia certo. e io spingono sia, in questa direzione. Certo, io penso che sia c'è una grande soddisfazione per la nostra regione. Senigallia, dico Senigallia perché sì. eh, ovviamente sono qui con lei, ma penso anche ad altre città della costa che vedono la popolazione passare da maggio a sì. settembre a numeri eh, da, da 45 a 100.000. Ecco, e, eppure lì la raccolta differenziata si fa, sì, anche, cioè, chi nelle viene in anche nelle anche strutture, strutture ricettive. Chi viene in vacanza eh, da voi certo. sa, trova certo. questo sistema. E avere una città turistica come quelle delle nostre coste, che continuano ad avere percentuali sopra il 70%, eh, vuol dire che si è fatta mentalità e, e soprattutto si è organizzato il servizio in modo adeguato. Sempre per perché qualche volta Greta bisogna andarla a cercare lì. E magari fa anche il sindaco, no? Eh, in altre certo, vesti, eh, ma il sindaco o la sindaca. Eh, certo. eh, abbiamo fatto questo passaggio su Senigallia perché di ANCI appunto abbiamo parlato. Mm, flash, come è andata la stagione estiva in un contesto in cui sono arrivati i primi numeri, seppur. Vanno sempre lette queste cifre eh, da più parti che dicono che le marche hanno una tendenza in crescita. Certo si partiva dagli ultimi anni con grande difficoltà, soprattutto quelli dopo il 2016, però ci sono dei segni più. Beh, noi abbiamo dato il nostro importante contributo a quella percentuale positiva eh, che la Regione Marche ha incassato, questo lo possiamo dire. Uh, C'è cioè stata un, una fase iniziale a, a ma, un maggio bruttissimo che comunque ha, e poi abbiamo recuperato molto molto bene. La stagione con gli eventi nostri, con uh, il nostro territorio, con, uh, con quello che. Come città... funziona questa apertura che um, Senigallia fa da qualche tempo guardandosi alle spalle no? con l'entroterra? E... La fa un po' arrabbiare quando qualcuno dice: eh, Ma Senigallia non fa testo, nel senso che sì. fa troppo bene. Non siamo nelle marche, no? Come eh, se non una fosse cosa, una città marchigiana eh, è una cosa per, molto la per, per, per i numeri che fa. Beh, questa è una cosa molto bella. Eh, sì, um, uh, mi capita per la stagione teatrale che mi dicono ma uh, non vediamo la promozione, ma tanto voi non contate perché avete già 600 abbonati, eh, non conta perché avete fatto un milione di presenze. Mm. Eh, L'abbiamo fatto, lo, lo ripeto, come contributo al valore che questa regione ha e anche l'investimento che la regione Marche ha fatto sul turismo. Non è a caso che si dica uno degli elementi più importanti sono i dati del turismo positivi e Senegalia ovviamente che ha quell'economia ci tiene tanto e ci fa piacere quando ci sottolineano che noi non facciamo testo. Bisognerebbe contagiare un po' di più. Beh, mi sembra che però vedo adesso tanto fermento intorno, ognuno, ognuno porta qualcosa e quindi mi sembra che questa azione eh, non competitiva stia funzionando molto bene. Da sindaco sempre di questa città così importante ehm, provate anche, nonostante i risultati siano sempre molto positivi, ad alzare l'asticella, no? Um, anche a presentarvi per esempio come una città che punta sulla cultura, sulla fotografia, su questi asset così Ma io penso vostri che, anche. Sì, penso che eh, l'idea eh, che abbia funzionato in questi anni era di svincolarsi dal mare. Perché abbiamo anche il mare, da città che eravamo spiaggia di velluto, siamo diventati quelli che propongono anche il mare e tutto il resto. Eh, poi ci sono anche momenti di grande congiuntura positiva l'unica città in Italia che ha due chef stellati, eh, uno da due, uno da tre, non ce l'ha nessuno in Italia. Giusto. È una scuola alberghiera che ovviamente aiuta questo percorso, eh, iniziative che hanno... Questa che intuizione de, del Summer Jamboree, certo. insomma, che è diventata una realtà, ma a livello nazionale. Che però è stata una grande scelta. Perché noi non abbiamo mai acquistato pacchetti eh, che fossero già preconfezionati, mm. abbiamo costruito tutto su di noi e quel noi è diventato un noi contaminante. Allora, il Summer Jamboree, il Kater Caterradu, Raduna, ma X Master, mm. eh, il Festival del Giallo, eh, Pane Nostrum, la città della fotografia: eh, sono tutti elementi che sono nati dal nostro territorio e, e pian piano hanno contaminato. Facendo grande distinguo tra quello che è la promozione con eventi incredibili e l'accoglienza, che invece sono gli altri 150 eventi che abbiamo durante la stagione estiva, che aiutano a far sentire chi arriva, che si trova a casa, che esce e trova comunque qualcosa, e questo penso che sia una formula che funzioni molto trova anche il mare e, il mare, <ride> e la sua spiaggia di velluto la ventunesima bandiera blu un bel porto e tanti la rotonda, servizi, la rotonda insomma. e tanto resto e tanti buoni mm, ristoranti yeah. anche eh, Sindaco lei insieme ad altri colleghi siete impegnati su una eh, iniziativa ma più che altro su una battaglia no? che è quella contro le barriere eh, sì Uh, non siamo, siamo contro quelle barriere, quelle barriere. Quelle barriere. Siamo una. Barriere antirumore? Antirumore di, di RFI, delle del, 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 del progetto che RFI sta mettendo in campo di velocizzazione della rete a 200 km sul tratto Adriatico. E che, allora, l'alta velocità? No. Una cosa, una, sì, però una, una, questa non è proprio alta velocità. Ecco. Loro la chiamano velocizzazione, mm. la portano a 200 km mm. all'ora. Questo ovviamente incrementa l'inquinamento eh, acustico. acustico e, e la, la loro la... proposta sarebbe eh, quanti chilometri sono? Perché eh, prende sono, da siamo 100 da Marotta. Eh, no, 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 prende, prende da sopra, cioè prende da Gabice, da fino, Gabice... fino a San Benedetto. Ah, quindi eh, la fa su allora... tutta tutta la nostra costa. Siamo. Adesso si stanno muovendo a pezzi, abbiamo detto che noi ovviamente i sindaci dicono eh, vogliamo proteggere mm. i nostri cittadini e vogliamo proteggere le nostre attività dall'inquinamento acustico, però ci mettiamo a tavolino e decidiamo insieme, non progettate un muro non progettate una barriera che non tiene conto del, come dire, eh, delle interferenze, delle presenze e soprattutto non possono non tener conto delle tecnologie che sono in questi anni subentrate. Quindi, Quindi si può fare a meno di quel tipo di barriere. In alcuni, alcuni punti si possono, fare determinate, si possono trovare determinate soluzioni che assomigliano alle barriere anche come sono state realizzate, mm. e, e in altri punti quelle cose non si possono no. mettere perché non ci sono ricettori. Oppure bisogna guardarsi intorno per capire se dobbiamo eh, far intervenire sul miglioramento dei binari, sul miglioramento del, delle ruote, e sul, su barriere pensate e non imposte. Quindi, sì, noi abbiamo ricettato. Proprio rigettato questo progetto eh, con la Regione Marche, che è stata l'assessore Casini. Eh, abbiamo chiesto un incontro al ministro, eh, un Quale ministro? Eh, no, no, noi abbiamo chiesto al ministro, adesso l'abbiamo cambiato, l'abbiamo chiesto a quello nuovo e lo farete? Sì, assolutamente. Quindi Sindaci. Siamo... Più o meno tutti d'accordo? No, 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 tutti d'accordo, tutti d'accordo. No, no. Ritorno a chiedergli come presidente dell'Anci c'è anche questa questione piuttosto fastidiosa che vede questa chiusura del tratto dell'A14, di una corsia dell'A14 dopo Porto Santelpidio fino a Pedaso per una decisione dell'amministratura che sta provocando davvero no. grandi disagi. Oggi eh, notizia di questi giorni insomma che i sindaci propongono di non pagare il pedaggio, ma lì poi. Beh, può essere una provocazione, ma c'è un problema reale. Ma, cioè, la, la, già siamo collegati in malo modo, mm. in malo modo. e non ci, non ci possiamo permettere eh, una situazione del genere, non, eh, non può essere protratta, quindi devono trovare un'alternativa adeguata nell nella modalità di intervento perché non, non, si, non si può percorrere quel tratto in, in un'ora e mezza. Eh, sì, no, sì, no, no, no. tra l'altro le regole prevederebbero un limite di 40 per gli autocarri, sì, esatto, 50 certo, per le auto, forse. ma poi c'è un problema di congestione. Eh, io dico che eh, società autostrade lo dovrebbe proporre ai sindaci di non, non far pagare il pedaggio. Questa no, la vedo no, no. dura. Eh, perché è una situazione assolutamente imbarazzante per tutti. Vi muoverete se c'è bisogno anche. Sì, sì, ma noi già avevamo fatto un'azione sulla E24 e 25. Eh, con eh, gli altri comuni delle, anche del, dell'Abruzzo eh, per l'incremento eh, che c'era stato dei pedaggi. Pensate oggi con la situazione che si determina sulla 14. E quindi insomma c'è da lavorare. Assolutamente. Insieme mi sembra eh, la parola d'ordine. No, no, sempre e solo insieme. Sì. E, e, e se lo leggiamo io lo dico con, con, eh, con grande orgoglio. Eh, in Anci non c'è stata mai una sfumatura, una presa di una distanza, non c'è stato mai un momento di, di tensione. Qualcuno mai. aveva anche pensato al partito dei sindaci, no? forse vedendo questa grande energia che eh, c'è, però. Sì, dopo magari, dopo un magari altro... la, il partito dei sindaci no, ma le, la, come dire, le pari opportunità. La, la eh, sarebbe da verificarla, è l'unico, eh, i sindaci sono quelli che non. Che sono gli unici che non possono fare più mandati, in, in tutto settimana. Due, eh, eh, due mandati. Eh, due mandati, ma no, dopo anche due anni di interdizione dei pubblici uffici, una volta che uno, che uno smette, perché così è, non capita in nessun'altra istituzione eh, democratica italiana. C'è ecco. un'attenzione particolare. Sì, ma forse anche una preoccupazione di, 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 di chi deve legiferare. Mm perché ovviamente siamo molto radicati, molto in relazione, guardiamo in faccia sempre i problemi dei cittadini eh, con il sì e con i no e quando si certo. danno i no non sono, non sono semplicemente faremo una legge che, no, no, dobbiamo dare risposte e anche quando sono negative le dobbiamo spiegare. E poi c'è la, la, la politica del fare, quella e del qui, sindaco fare certo. per tutti, certo. tra l'altro. In chiusura volevo mh, ragionare con lei brevemente sugli ultimi fatti di politica nazionale, regionale. Certo. Che... Come vede ehm, questa trasposizione a livello loca locale di accordo PD Movimento 5 Stelle anche nei comuni, penso a Pesaro che è il primo, con Ricci, che ha affidato una delega mh, per un assessorato alla capogruppo dei 5 Stelle? Ma io dico che la democrazia è fatta di rapporti, è fatta di decisioni nei confronti dei cittadini. Oggi abbiamo un sistema elettorale che. Eh, impone eh, un eh, modello di relazione e lo dobbiamo giocare, non, non, non mi sembra... Non un, si scandalizza? Assolutamente no, non, non, mi, non mi scandalizzavo quando c'erano gli accordi Lega 5 eh, Stelle pur presentandosi in maniera assolutamente autonoma eh, in campagna elettorale, anzi uno contro l'altro, non mi scandalizzo se... Uh, si trova come dice uh, la nostra Costituzione una soluzione di quel tipo. Uh, farla cadere a livello locale spero che tutto venga fatto attraverso programmi condivisi: mm. prima il programma, quindi prima il cittadino, prima le nostre imprese, eh, la costruzione del programma e poi le, 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 le relazioni. Ovvio che. Però uh, un elettore non rischia di trovarsi un po' spaesato, no? Sì. Sì, eh, di non però, capire. Però oggi, oggi un'impostazione tripolare uh -huh. è, è evidente, evidente. Sta ritornando, penso, a un sistema bipolare, perché ci saranno un, un, i partiti che si riconoscono nell'Europa e si riconoscono nella, nella rappresentanza dell'Europa e come ricade eh, nei propri eh, territori e quelli che sono i populisti sovranisti. E che invece si collocheranno da un'altra parte hanno un'altra certo, un dopodiché visione. se qualcuno che era popolista e cioè sovranista se, ecco. e non lo è più è meglio poi, vuol dire che è voluto poi c'è questo movimento insomma, che eh, sta un po' forse anche cambiando pelle o, o sta cambiando anche il modo di, di rapportarsi con i partiti perché resta movimento hanno appena festeggiato i loro pochi anni rispetto agli altri partiti più tradizionali ma Sembra, insomma, penso all'Umbria e forse anche nelle Marche potrebbe esserci un'azione di questo tipo. Ma io dico che a un certo momento il no non paga. Perché il no, ha vita un poco, poco lunga, quindi si, si accorcia rapidamente. Erano un po' quelli dei no. eh? Ecco, no, su tutto, eh. e, e soprattutto. Invece quando eh, si governa? Si governa bisogna trovare le soluzioni. Che... E forse hanno capito che non sono tutti appestati. Eh, perché poi eh, questa. Ed è una... Ma ecco, il Partito Democratico, anche con i numeri che lo vede risalire con una sì. certa fiducia, no, non rischia qualcosa con questa operazione? Ma Io dico che per, per il valore della democrazia e il valore dell'Italia bisogna, bisogna anche rischiare. E, non... e poi c'è un dato sul Partito Democratico che comunque oggi eh, ha ritrovato una sua dignità in mezzo al cittadino. Perché? che non è una cosa da poco, perché prima erano quelli che con tutti gli appellativi, io ho avuto modo di dirlo, io ero uno di quelli che faceva l'accordo con i 5 Stelle subito dopo le elezioni, l'avrei fatto, perché mi sarei messo seduto e intanto avrei avuto il riconoscimento di non essere il, quello da battere. E quindi oggi ritorniamo ad essere politica e dentro la politica c'è una politica e ce n'è un'altra. Prima invece c'era politica e antipolitica. E oggi chi faceva l'antipolitica invece fa gli accordi, io questo lo saluto con, con grande gioia, davvero, mi sembra di, 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 di ritrovare un percorso dove le idee si, si evidenziano e quelle idee possono trovare una loro concretizzazione. Il 2020 sarà un anno particolarmente importante per alcuni comuni ma soprattutto per la regione, sì. eh, si aprono un po' i giochi, è uscito un sondaggio che eh, vede sostanzialmente una bocciatura del presidente in carica, il presidente Ceriscioli e eh, il favore invece degli elettori che chiamati così di pancia a scegliere eh, chi potrebbe essere il futuro presidente eh, vedono un sindaco Valeria Mancinelli come tra le preferite e poi un outsider un non politico, l'ex rettore Flavio Corradini piuttosto che un altro sindaco romano Carancini che riceve degli apprezzamenti. Insomma, è un sondaggio da leggere e prendere come? Prendere con tante molle in questo caso. Intanto bisogna capire chi. A noi giornalisti appassiona? Sì, no, no, capisco, di solito appassiona tutti. <ride> eh, intanto bisogna capire chi commissiona un sondaggio. Ma lei c'era in questa classifica? Era prevista mm. la sua figura? No, non no. penso, non penso. Perché è stato fatto anche il suo nome? Eh, beh, io, Come... io, io, io. Io faccio bene, eh, e provo a, provo a fare bene quello che faccio fino alla fine. Eh, adesso non so se è venuto fuori. No, fino non alla fine non, no, non fine. si può, no? No, Volendo, per, però adesso noi abbiamo un, da valutare il lavoro della Ceriscioli in questi cinque anni. E io dico che eh, il Presidente è una persona seria, competente, capace che è stata dentro una situazione difficile, eh, terribile. Non ripetibile. Eh, non ripetibile, guardate, eh, ed è una cosa molto strana, ma non faccio lo, il, come dire, il difensore, non, non mi permetterei mai. Però in Umbria, in Abruzzo e nel Lazio, e le frequento perché ho, come dire, ho il coordinamento di, di quelle regioni per Lanci, le responsabilità non sono dei presidenti delle regioni rispetto alla ricostruzione del terremoto. Nelle marche sembra che invece quello che è avvenuto sia responsabilità del presidente. Io so come ha lavorato, so come ha cercato... Di, di portare avanti e come è stato presente, questo so, ne sono certo. E poi al netto di questo, eh, lo par ne parlavamo prima, c'è cioè una regione che poteva rischiare su uno delle, degli, delle, dei cluster più importanti, quelli del, del turismo, di tracollare e invece eh, ci, ci siamo posizionati. Penso al. sempre non per difendere, ma per in modo oggettivo. Per leggere. Abbiamo preso l'aeroporto, L'aeroporto certo. che era un bubbone di, 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 di questa regione, eh, chiuso perché con un Quella debito. importante. portata a casa. Forse in quell'operazione ci sta tutto il carattere di Ceriscioli, propenso a fare e forse nemmeno a comunicare in modo eclatante su tutti i social, onnipresente, lo fa, fa uh, con grande efficacia, io dico che dobbiamo valutare su tutti gli aspetti l'azione di questa, questa amministrazione, che ha fatto molto bene, ha comunicato forse non troppo in modo efficace, eh, però... È il, il risultato del cose. sondaggio un po' così, cioè non uh, forse... Um, quanti oh, ce baston... ne saranno da qui ai prossimi mesi? Beh, io spero tanti. Beh, anche per far eh, condicio, devo certo. dire che anche Guido Castelli, certo. ex sindaco di Ascoli, eh, viene dato come un... Maggi, cioè, eh, ce ne sono... Eh, sì, eh. sì, sì, sì. Quindi... Beh, io spero che ci siano tanti, tanti sondaggi e che, che vedano il presidente Ceriscioli in crescita su questo. E le primarie sono uno strumento ancora valido? Io, ho sempre, io sono uno da primarie da, da sempre, eh, dico che vanno valutate su un presidente uscente per esempio hanno poco senso, è un giudizio che si dà e siccome sono strumenti di parte è quella parte che dà un giudizio e quindi eh, diventa comunque complicato gestirle. Eh, per il resto eh, spero che siano strutturate, che, per, oggi sono lo strumento solo del Partito Democratico. Sì. Eh, se facciamo l'accordo con qualcun altro e che adopera altri strumenti diventa difficile di, eh, imporre o il proprio candidato o il proprio strumento e bisogna sempre mettersi a, a tavolino e quindi su quel tavolino eh, confrontarsi. Sì. Sarà un tavolino partecipato e vivace. Sì, 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 sì. <ride> non sarà, sì. Non sarà così, semplice. così semplice. Certo la regione ha tantissime sfide da affrontare, tantissimi temi e quindi eh, chiunque poi guiderà il, la macchina dovrà essere un bravissimo e capacissimo pilota. O una donna, poi certo. vedremo. Perché. Certo, no, no, ma non. Ripeto, la nostra regione ha, eh, si posiziona eh, dentro questa nazione con delle eccellenze. Eh, abbiamo delle difficoltà, ne parlavamo prima: su, su quella dell'accesso alla regione, no? quindi eh, alcuni, alcuni, eh, alcune soluzioni passano anche attraverso soluzioni di alcuni comuni, eh, quindi, eh, per esempio, della viabilità e Quindi dobbiamo lavorare su questo fronte, eh, io dico che eh, questa, questa amministrazione si è impegnata molto, Beh, vediamo, vediamo. Ma lei, ultima battuta, lei quando va in giro, no? in Anci, in questi... quanto parla bene delle marche? Ha ah, molto. <ride> lei. Molto. Molto, ne, ne, ne lo faccio convintamente. Però, Di tutte faccio, le marche. Fa, è una, una regione che sorprende, una regione che eh, quando sono, sono a, come la settimana scorsa o in Lombardia o in Toscana per mille ragioni la invidiano. Eh, eh, se ci si potesse arrivare più facilmente e la risoluzione del, del, dell'aeroporto un po' ci potrebbe aiutare, se potessimo avere eh, treni un po' più veloci e qualche strada a tre corsie finita fino al confine, eh, qualche strada finita eh, verso il Tirreno, due binari eh, verso Roma, forse eh, messe in campo queste operazioni, le bellezze del nostro territorio, tutto. Tutto dal, dal, dall'Appennino al mare, con delle eccellenze incredibili, eh, potrebbero competere eh, con eh, tante, tante realtà europee non italiane. Sarà per questo che lei è stato riconfermato presidente Anci no? con un meccanismo che non è neanche usuale, perché eletto nel 2013 questo è stato una, una, una bella soddisfazione personale eh, sì. ci vogliono eh, anche alla fine, alla, alla fine sì, forse sono, solo, forse sono solo queste quando gli altri ti riconoscono quello che fai e anche se te ne occupi se, anche in, di situazioni che potrebbero sembrare molto lontane che invece noi sentiamo meglio, sento anche molto mie per trovare una soluzione. Allora abbiamo tanti testimonial, ma i sindaci sono i primi certo, che certo. vogliono bene i territori, alle città e alla regione, e tanto più quando li si rappresenta tutti. Quindi buon lavoro, Presidente. Beh, fino a maggio al lavoro, sia in città che con la regione. Io ringrazio voi per essere stati in nostra compagnia, vi do appuntamento a settimana prossima. Grazie ancora a Maurizio Mangialardi, il sindaco di Senigallia e presidente di Anci Marche. Arrivederci.